Ministro, a proposito di cuneo fiscale, oggi si parlava propriamente di un ritardo nell'intervento su questo tema in manovra. E poi un altro passaggio sulla riforma della quota 100. C'è chi oggi, come Renzi, sostiene che si può tranquillamente abolire la riforma della quota 100. Volevo capire una posizione. Quota 100, insomma, rimane, abbiamo già affermato che rimane dov'è, che non si tocca e sicuramente il reddito di cittadinanza è una delle altre misure che rimarrà lì e che sta appunto aiutando anche con la riforma dei centri per l'impiego all'inserimento lavorativo delle persone che hanno perso il lavoro. Vanno affrontate tutto il tema delle pensioni che man mano nel corso appunto di questa legislatura affronteremo. C'è un ritardo, probabilmente slitta l'intervento sul cuneo fiscale, c'è anche questo rischio. Questo è insomma comunque allo studio, al vaglio, non ancora abbiamo affermato insomma con certezza che sarà così. Se ne è parlato in questi giorni nelle riunioni di governo con il Presidente del Consiglio, è un tema che state affrontando, la tempistica di questo. È un tema che stiamo affrontando.